so cosa mi aspetti. Sinceramente non lo so. Dico solo che ora vivo veramente. È come se fossi già morto una volta. E mi emoziona ogni volta che ci penso. Precipitato questa mattina da una delle finestre. È sopravvissuto al volo di 15. La prognosi in questo momento è riservata. Una frattura del bacino, una frattura anche a livello. È stato raccolto e portato subito qui in ospedale. Non sappiamo se sopravviverà. Così questa mattina i medici a Torino sulle condizioni di Gianluca Pessotto. C'è una notizia, avanza, che pare che Pessotto sia caduto da una finestra, qualcosa del genere. Comunque non è... andiamo avanti intanto con le nostre, poi vediamo. Nicita e poi Variale. Pessotto, giocatore Pessotto, sì. Si può interrompere. Adesso intanto mi informo io su qualcosa, non c'è confermare, è caduto dalla sede, dalla finestra della sede della Juventus. Ma l'abbiamo visto qui 2 giorni fa, signori. Scusate, ma vado via. Scusate. Credo che sia stato un incidente, non ero io, non ero cosciente. Il fatto che non mi ricordassi nulla dimostra che non mi apparteneva. Era una cosa che non apparteneva a me, ma che è successa da una parte di me. Negli ultimi tempi era in cura per uno stato depressivo. Non c'è dubbio ormai che si sia trattato di un suicidio. È una parola che fa paura, no? Ovviamente, perché comunque si mettono a nudo tante cose. Forse la depressione è l'origine del gesto. Quando è caduto, Pessotto, molto religioso, aveva un rosario in mano. Il dirigente... È veramente molto difficile spiegare che cosa possa essersi rotto in qualche meccanismo qui dentro, no? C'era questo senso di persecuzione dove mi sembrava veramente di essere inseguito come il peggiore dei furfanti, questa sensazione di vedere in ogni persona che incontravo o il bene o il male, o il diavolo o la Madonna, cioè questa contrapposizione molto forte che poi sicuramente non faceva altro che peggiorare le cose e farmi ancora uscire di più dal contatto con la realtà. Dopo una riunione che avevamo fatto in sede, alla quale io ero arrivato in ritardo, questa figura misteriosa che vedevo a questo tavolo, che parlava, io vivevo nel mio mondo, pensavo che fosse, non so chi, gli avevo attribuito un nome tipo forse Maniz, e aveva un anello al mignolo, no? E infatti mi ricordo che quando sono uscito poi dalla sede, alla fine di questa riunione, e sono uscito, c'era anche una macchina targata Monte Carlo lì, o targata Svizzera poi, per cui tutto quanto... Infatti sono arrivato a casa e ho chiuso la luce, definitivamente. E mi sono svegliato dopo forse 8-9 giorni, non ho idea quanto sia passato. Subito dopo la pubblicità. Non so cosa mi aspetti. Sinceramente non lo so. Dico solo che ora vivo veramente. È come se fossi già morto una volta. E mi emoziona ogni volta che ci penso. La notte... arrivavo a casa, andavo a dormire e tentavo di andare a dormire. Il giorno
quando rincominciava dicevi cazzo un altro giorno. Una realtà che non esisteva. Mi ricordo solo di questa notte, era vuota, completamente. Pensavo che mi stessero spiando, che mi stessero... C'erano tre macchine in città. Ho preso quelle bottigliette che c'erano nei frigoriferi, mi ha dato il resto in euro, in monete, e io non so, avevo come la sensazione che queste monete fossero non impolverate, no? Le sentivo come se fossero state passate e ripassate in qualche sostanza stupefacente. Pensavo, nella mia follia, che volessero incastrarmi, che magari la bottiglietta d'acqua fosse contaminata. L'acqua non l'ho toccata. Mi ero messo in testa che ci sarebbe stata la Guardia di Finanza a prendermi. E ho cominciato a guardarmi in giro, vedevo la gente che mi osservava. Questa macchina che mi continuava a passare vicino. E vedevo queste pseudo figure che rappresentavano mio suocero e mia suocera invecchiati, che mi guardavano e mi dicevano vedrai che fine. Mi continuavano c'è una notizia, avanza, che pare che Pezzotto sia caduto da una finestra, qualcosa del genere. Comunque non è, andiamo avanti intanto con le nostre, poi vediamo Nicita e poi Variale. Pezzotto, giocatore Pezzotto, sì. Si può interrompere. Adesso intanto mi informo io su qualcosa, non lo c'è. È caduto dalla sede, dalla finestra della sede della Juventus. Ma l'abbiamo visto qui due giorni fa, signori. Scusate, ma vado via. Scusateci. Un baratro nella mente di un uomo. La mattina del 27 giugno del 2006, Gianluca Pezzotto, uno dei giocatori più amati del calcio italiano, sale sul tetto della sede della Juventus, in corso Galileo Ferraris a Torino, e si lascia cadere nel vuoto. Follia, depressione, paura per il futuro. Perché Pezzotto ha tentato il suicidio? Timido e introverso, ma anche generoso e affettuoso, tutti lo conoscono come un grande uomo squadra. È un esempio di correttezza e di lealtà. Nessuno se lo aspettava. La notizia arriva in un momento difficile del calcio italiano. Sono iniziati i mondiali in Germania, da poche settimane è scoppiato in Italia lo scandalo di Calciopoli. Aprile 2006. Alla fine del campionato mancano appena due giornate. In testa alla classifica, la Juventus di Fabio Capello sta per vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Ma proprio nelle ultime due trionfali stagioni, Gianluca Pezzotto gioca sempre meno. Lentamente, senza polemiche e rumore, lui che era stato un uomo fondamentale della difesa juventina di Lippi e Ancelotti, si ritrova con Capello a giocare spezzoni di partita, scivolando sempre più spesso prima in panchina e poi in tribuna. Inizia così per Gianluca, come per ogni altro giocatore, il momento più difficile. La fine della carriera. Negli ultimi anni era stato pesante il fatto di non giocare, di doverti comunque dare delle spiegazioni. Questo lento retrocedere, no, fisicamente, rendersi conto che comunque eri in una parabola discendente. Il passaggio non è mai un passaggio, credo, semplice, perché passare da quelle che sono... insomma, i riflettori, a un certo punto tutto ciò termina, però credo che possa avere influito questo sul carattere di Pezzo, che è un carattere magari un po' più taciturno, un po' più tranquillo. Il fatto di tenersi le cose dentro non sempre è positivo. Abbiamo bisogno di valvole di sfogo, di scaricare la tensione. Non sempre il calcio te lo permette o riesci a farlo con il calcio, soprattutto magari in una fase finale della carriera dove giochi di meno o dove ci sono più incomprensioni o possono subentrare altre cose. Quindi